Un saluto amici dalla redazione del Centro Meteo Italiano. Ultimo aggiornamento con le previsioni del tempo per le partite degli Europei 2016 che si svolgono in Francia. In seguito alla fase a girone in cui la nostra nazionale si è qualificata come la prima delle quattro squadre, grande appuntamento oggi con l'ottavo di finale contro il tiki-taka della blasonata Spagna allo stato di Saint-Denis, non lontano dalla capitale francese. Detto quanto, vediamo le condizioni meteo in Francia, focalizzando la nostra attenzione principalmente su questo appuntamento. Fin dai primissimi giorni dell'evento sportivo ad oggi, lo scenario meteo continentale ha visto la prevalenza del flusso umido e stabile dall'Oceano Atlantico verso i paesi più occidentali, Francia in primis, con il campo di bassa pressione che ha stazionato a lungo sulle isole britanniche. Secondo il nostro modello di calcolo, la situazione sinottica attuale ci indica condizioni di tempo instabili sui settori più settentrionali della Francia, con piogge e rovesci, specie nelle ore centrali della giornata, mentre un aumento di pressione sulla penisola iberica e sul Mediterraneo occidentale porta tempo più stabile e mite sulle regioni più meridionali della Francia. Poi, da mercoledì 29 giugno, l'affondo della saccatura del campo di bassa pressione determina un generale peggioramento del tempo, con fenomeni possibili non solo sui settori più settentrionali, ma anche su quelli centro-meridionali. Condizioni meteo variabili nel corso della partita, con alternarsi di locali schiarite a brevi piovaschi in attenuazione nella serata e nella nottata, temperatura di 16-18 gradi e venti moderati occidentali. Un saluto e ai prossimi aggiornamenti sulle previsioni del tempo per le partite di Euro 2016.